La linea tracciata dalla società è semplice: chi vorrà prendere i giocatori dell'Avellino sul piede di partenza non dovrà chiedere aiuto ai lupi. Su questo sia Padron D'Agostino che il direttore sportivo De Vito sono stati chiari. Chi resterà all'ombra del Partenio si allenerà in disparte fino alla scadenza degli accordi. Nella giornata di ieri la Juve Stabia con il direttore sportivo Giuseppe Di Bari ha avanzato una richiesta ufficiale per il centravanti Vincenzo Plescia. L'attaccante ex Vibonese Renate potrebbe essere tra i primi a partire e su di lui resta vigile sempre anche il Cerignola. Per Salvatore Aloi si prospetta la rescissione dell'accordo, così come per Giuseppe Carriero. Il primo potrebbe accasarsi a Lentilla. Riccardo Maniero preme per andare alla Turris e sul giocatore continua forte il pressing del Monopoli con il DS Alfio Pelliccioni pronto ad accaparrarsi le prestazioni del centravanti ex Pescara. Francesco Forte continua a piacere a Cesena e farà al Pistalò. Luigi Silvestri al momento non ha trovato alcuna destinazione gradita, così come non sono giunte offerte vere e proprie per Fabio Tito, Gennaro Scognamiglio e Andrea Sbraga di rientro dal prestito alla Turris. Restano sul piede d'addio anche Alessandro Mastalli e Daniele Mignanelli, centrocampista ed esterno, cercano una sistemazione al nord per avvicinarsi a casa.